Il Castelnuovo supera 2-0 in Nereto e grazie alla concomitante sconfitta del Lanciano torna solitario in vetta alla classifica. Già dopo 20 secondi i padroni di casa ci provano con un diagonale di De Giglio respinto in angolo. Al 23esimo contropiede del Castelnuovo con Emili che lascia in area per Di Ruocco che però esita troppo e il suo tiro viene smorzato. Ancora Castelnuovo al 27esimo con un diagonale a tu per tu di Lepre parato da Cristiano. Stallo. Nel finale di tempo reagisce il Nereto al 34esimo De Chirico smanaccia nel mucchio e per qualche istante la sfera rimane pericolosamente in mezzo all'area. Poi al 44esimo Vallorani penetra nei 16 metri e conclude in diagonale ancora con De Chirico che respinge in angolo. La ripresa è ancora più scoppiettante al 15esimo Emili conclude alto dal limite. Al 22esimo la risposta del Nereto con una punizione dal limite di Sorci respinta da De Chirico che sul successivo diagonale di Montiel si oppone nuovamente. Al 34esimo palla vagante al limite dell'area Fabrizi ci prova ma centralmente e Cristallo respinge. L'attaccante del Castelnuovo non perdona però al 37esimo quando corregge al volo in area una punizione di Di Ruocco insaccando l'1-0. Opportunità per pareggiare al 41esimo per il Nereto, Baracai mette in mezzo dal fondo e la conclusione di Deja sfiora il palo a portiere battuto. Sul capovolgimento di fronte ci prova nuovamente il Castelnuovo dal limite con De Giglio che colpisce la traversa. Al 45esimo colpo di testa di Antichi e Cristallo toglie dal 7. Poi sul proseguimento dell'azione De Giglio mette in mezzo un assist per Fabrizi che realizza il 2-0 con la personale doppietta. L'ultima opportunità ancora per il Castelnuovo al 48esimo con Antichi che prolunga in area ancora per Fabrizi che al volo conclude alto. Luca Fabrizi, attaccante del Castelnuovo Mano e match winner di questa gara combattuta in bilico fino alla fine, poi alla fine due zampate tue che tra l'altro ridanno anche il primo posto solitario al Castelnuovo, una bella soddisfazione. Sì, una bella soddisfazione perché siamo riusciti a prendere questi tre punti in casa che ci mancavano da tanto. Personalmente è normale che uno è felice quando fa gol, però l'importante è che riusciamo a mantenere sempre la vetta e agganciarci sempre a quelle che stanno in classifica più alte e pensare come sempre partita dopo partita. Diciamo che alla fine forse 2-0 mi sembra un po' troppo, però è normale, poi ci siamo sbilanciati un pochino per cercare il pareggio e poi giustamente è venuto il 2-0, però alla fine io sono contento, abbiamo fatto una buona partita, però preferisco da domenica giocare un pochino meno bene e fare qualche punto in più. Sì, infatti è quello che abbiamo visto anche oggi, una squadra che la sua che gioca molto bene, si è ben comportata in campo, ecco, però da tre giornate non arriva il risultato, ecco, nonostante, ecco, ripeto, state facendo veramente bene. Sì, noi stiamo facendo bene, l'obiettivo nostro primario è la salvezza, quindi, però quando devi far bene, c'è una squadra giovane, il risultato ti dà un pochino di morale in più per allenarti bene durante la settimana, quindi speriamo già domenica di fare risultato.